Benvenute e benvenuti a Molecole in Scatola, dialoghi su chimica e società a cura del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino. In ogni puntata racconteremo un problema, una necessità tecnologica o un mistero risolto dalla ricerca o su cui si sta ancora lavorando, tirando fuori dalla scatola una molecola o un materiale o un oggetto per capire come funziona, a cosa serve o dove lo trovate, magari senza saperlo, nella vita di tutti i giorni. Quale sarà il contenuto della scatola di oggi? Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a una nuova puntata del podcast Molecole in Scatola. Io sono Matilda Mangiapane, sono una laureanda del corso triennale di Chimica e Tecnologie Chimiche e sto iniziando la magistrale in Chimica Clinica Forense dello Sport. Tu? Io invece sono Leonardo Alberto Luciano, sono laureato in Chimica e Tecnologie Chimiche e attualmente sono studente della laurea magistrale in Chimica dell'Ambiente. Abbiamo iniziato insieme in triennale, però abbiamo avuto un poco modo di parlare. Cosa ti ha spinto a scegliere chimica? Beh, allora devo dire che comunque sono sempre stato appassionato delle materie scientifiche, ma in realtà fino agli ultimi anni del liceo non avevo ben presente cosa avrei fatto dopo la scuola superiore. Poi mi sono appassionato a chimica anche grazie al contenuto di questa misteriosa scatola che indagheremo in seguito. E quindi ho appunto scelto di intraprendere questa strada. Tu invece? Anche la mia è stata una scelta un po' improvvisata. Fino al quarto anno di liceo ero intenzionata a studiare ingegneria del cinema, dovessi dire adesso perché non saprei, però il quarto anno appunto la professoressa di scienze mi ha proposto appunto chimica dicendomi che probabilmente mi sarei trovata bene, consigliandomi soprattutto il dipartimento. Pensa a te, io invece non ho mai ascoltato i consigli delle professoresse del liceo. Volevano farmi fare matematica o fisica, ma io ho continuato con la mia scelta di chimica. Adesso invece in magistrale ho sentito che inizi chimica clinica forense dello sport. Sì. Che mai questa scelta? Allora, diciamo che nel corso della triennale ho avuto modo di capire un po' quali corsi preferissi e diciamo che tra tutti chimica analitica è quello che mi ha colpito di più. E diciamo che anche a partire dalla tesi che sto finendo di scrivere, a breve consegnerò, che tratta la ricostruzione della scena del crimine in fire investigation, quindi nell'ambito degli incendi, attraverso dei laser scanner 3D, diciamo che mi sono ulteriormente convinta e appassionata, diciamo, alla materia. Tu anche ti sei basato, diciamo, sulla chimica analitica? Sì, infatti anche il mio è un corso di laurea magistrale improntato sulla chimica analitica, che appunto è la branca della chimica che maggiormente mi appassiona, però ho scelto chimica dell'ambiente e non chimica clinica forense dello sport, in quanto non sono mai stato un appassionato delle serie crime. Inoltre comunque mi piace molto fare sport all'aperto, andare a camminare in montagna, quindi ho optato per chimica dell'ambiente. Certo. In triennale invece come ti sei trovato? Ma tutto sommato mi sono trovato bene, è una scelta che comunque rifarei, nonostante abbiamo vissuto un periodo poco facile con la pandemia, infatti anche se i risultati sono arrivati, dover studiare a casa da solo non è sempre stato facile. Il tuo percorso invece come lo valuti? Anch'io ero partita molto molto lanciata, ero contenta e diciamo molto entusiasta dell'inizio, poi infatti il Covid, diciamo col Covid mi sono arenata, e ho trovato molto molto lungo, al contrario di te che riuscivi bene o male ad essere produttivo, io ho perso parecchio tempo e quindi poi ho dovuto recuperare tutto abbastanza in fretta. E diciamo che i laboratori, soprattutto i laboratori appunto del secondo anno, sono stati una bella spinta anche per riuscire proprio a uscire di casa dopo tutto il periodo un po' più buio, ecco. Beh, comunque ce l'hai fatta alla fine, quindi complimenti. Ora però direi che siamo arrivati al momento di indagare il contenuto di questa misteriosa scatola. Comincia pure tu. Allora, il mio oggetto sembrerà un po' strano, ma è questo. È un puntale per uno strumento che abbiamo utilizzato diverse volte nel laboratorio, soprattutto quello di analitica strumentale. E è un puntale appunto per micropipette. Abbiamo usato per il campionamento questo qua in particolare del vino, per rilevare calcio e potassio.
E diciamo che lo ritengo abbastanza emblematico, rappresentativo di un laboratorio che mi ha fatto capire effettivamente di aver preso la scelta giusta. Con il laboratorio di analitica strumentale, le esperienze di laboratorio, ho trovato le esperienze di laboratorio molto molto concrete, nel senso che tutte le esperienze, tutto quello che abbiamo analizzato, erano cose che toccavamo con mano tutti i giorni, quindi dal vino all'acqua minerale. Piuttosto che il rilevamento dei metalli nelle erbe aromatiche oppure gli antibiotici nel latte. E diciamo che essendo sempre stata un'indecisa patologica, grazie a questo laboratorio e anche in realtà a quello di analitica strumentale applicata, che infatti ho scelto tra i crediti liberi, ho proprio capito di aver preso la decisione giusta e diciamo, mi sono convinta ulteriormente, finalmente. Tu Curiosa come invece? scelta dell'oggetto, perché è un oggetto che comunque utilizziamo effettivamente tutti i giorni in laboratorio, molto comune, quasi banale. Sì, poi effettivamente ho trovato un certo divertimento con le micropipette a fare tutte queste misurazioni. Tu invece cosa hai portato? Io invece, visto che siamo in una biblioteca, mi è piaciuto giocare tra virgolette facile e ho scelto il libro Il sistema periodico di Primo Levi, che come ho detto prima è anticipato, è una delle letture che mi ha avvicinato alla chimica, non tanto perché sia un libro di chimica, anche se Primo Levi, oltre che essere stato un grande scrittore, è anche stato prima di tutto un chimico che ha studiato appunto in questo istituto dove ci troviamo noi e dove abbiamo studiato anche noi, ma nonostante non sia un libro di chimica, lui comunque scrive dei racconti autobiografici intitolandoli con alcuni elementi del sistema periodico che dà appunto il titolo al libro, che si collegano a questi eventi della sua vita. In particolare uno di questi racconti, il cui titolo è dedicato al potassio, questo perché poi si andrà a ricollegare a quello che ho approfondito nei miei anni di studio in triennale, poi con la tesi, e che è quello che sto anche facendo adesso in magistrale con la tesi che sto per sviluppare nel corso di laurea magistrale. Infatti lui in questo racconto, durante il quale è ancora studente di chimica al quarto anno, Studiavo già qui. sì, proprio in questo edificio, come ho appena detto, infatti è un edificio storico, come possiamo anche vedere dall'arredamento di questa bellissima biblioteca. Comunque, stavo dicendo che lui al quarto anno di chimica cerca un professore per iniziare un'attività sperimentale e, senza entrare troppo nei dettagli della pratica di laboratorio, lo scopo del suo lavoro era purificare il benzene, che è una sostanza che un tempo veniva ampiamente utilizzata come solvente. E per farlo deve effettuare una distillazione, cioè una procedura di purificazione, in presenza di sodio che serve per mantenere l'ambiente di lavoro in assenza di acqua. Peccato che, essendo comunque questi anni in cui lui stava studiando già periodo di guerra, i reagenti, le sostanze chimiche non erano molto disponibili sul mercato, quindi gli viene detto dal suo docente di arrangiarsi con quel che trova, che non può acquistare nulla di nuovo. Lui allora, rovistando tra gli armadi e gli sgabuzzini, trova invece del potassio, che è un elemento molto simile al sodio, con proprietà appunto simili, ma estremamente più reattivo. Lui, conscio di questa leggera differenza, comunque utilizza il potassio facendo attenzione, ma nonostante il suo lavoro vada a buon fine, poi in fase di lavaggio della vetreria, un piccolo pezzo di potassio rimasto sulle pareti del contenitore che lui stava utilizzando reagisce violentemente con l'acqua di lavaggio e fa incendiare i vapori del benzene, che è una sostanza altamente infiammabile. Quindi lui si ritrova alla fine di questa esperienza a dover domare un piccolo incendio di laboratorio. E quindi, concludendo il racconto, fa una piccola riflessione che adesso vi vorrei leggere, nella quale appunto rimarca questa piccola differenza che c'è tra sodio e potassio. Infatti lui dice: «Io pensavo ad un'altra morale, più terrena e concreta, e credo che ogni chimico militante la potrà confermare.
che occorre diffidare del quasi uguale. Il sodio infatti è quasi uguale al potassio, ma col sodio non sarebbe successo nulla. Del praticamente identico, del pressapoco, dell'oppure, di tutti i surrogati e di tutti i rappezzi. Il mestiere del chimico consiste in buona parte nel guardarsi da queste differenze, nel conoscerle da vicino, nel prevederne gli effetti. Molto bella la tua scelta, mi piace molto soprattutto pensare che comunque una figura importante come Primo Levi abbia studiato proprio qui, dove effettivamente adesso studiamo noi, tanto che la nostra aula magna, che è dotata di una bellissima tavola periodica, è stata intitolata appunto a Primo Levi. Sì, già appunto in fase di lettura al liceo, in cui conoscevo ben poco di chimica, mi aveva colpito questo racconto, ma poi ripensandoci su, anche il mio lavoro di tesi triennale è collegato a questo concetto. Infatti ho trattato degli elementi critici nelle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in cui la scelta degli elementi, dei materiali e delle loro proprietà è estremamente importante per ottenere efficienze, se non comparabili, comunque prossime a quelle che si ottengono con i combustibili fossili. Quindi risulta importante conoscerle, queste differenze, in quanto dove non possono essere evitate dobbiamo andare ad utilizzare elementi magari rari o costosi, ma dobbiamo cercare di farlo nella misura del minimo indispensabile, mentre invece le possiamo, dobbiamo andare a sostituirli con elementi, materiali dalle proprietà simili. L'importante è che ci garantiscano appunto queste prestazioni sufficienti per poi effettuare la cosiddetta transizione energetica che in realtà stiamo già vivendo. Certo, molto molto interessante. Siamo quasi alla fine, qualcos'altro da dire? Beh, allora io vorrei fare un consiglio per tutti gli studenti di chimica in particolare, che so che è un percorso di studi lungo, talvolta anche faticoso, ma consiglio a tutti di sfruttare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Infatti ci sono moltissimi tutor disposti ad aiutarci nello studio, ma anche i professori stessi sono molto disponibili al dialogo, molto aperti al rispiegare ciò che non abbiamo capito e anche individualmente. Tu invece hai nuovi consigli? Sono d'accordo con te. In più vi consiglierei, in qualsiasi occasione, che siano le lezioni o le pause tra le lezioni o soprattutto i laboratori, di approfittarne per fare conoscenze e soprattutto fare gruppo, anche studiando, perché io mi sono proprio resa conto di questa mancanza a causa del Covid e appunto è molto molto importante anche per il percorso, secondo me. Speriamo che vi sia piaciuto. E per oggi è tutto. Vi aspettiamo alla prossima puntata di Molecole in Scatola. Ciao. Ciao, a presto. Molecole in Scatola è realizzato dalla Commissione Public Engagement del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, Dipartimento di Eccellenza 2023-2027. Da un'idea di Francesca Turco, musiche originali di Filippo Turci. Si ringraziano Paolo Mazzà ed il team ICT per l'assistenza tecnica e Shiva Salepur per il montaggio. Le puntate sono disponibili sul canale YouTube del Dipartimento, sulla piattaforma podcast Spreaker e su Spotify.